Buonasera a tutti e benvenuti ad una puntata speciale del Medio Oriente Dintorni Show. Perché dico speciale? Perché a differenza delle altre volte in cui vi narro delle pagine di storia con la S maiuscola o comunque delle pagine di cultura, questa volta vi riporto una mia storia. Una storia tratta da un libro che sto scrivendo, che ho iniziato a scrivere nell'estate del 2021 e che non so onestamente quando finirà. Però, non volendovi portare tutto il libro, tutto quanto, ho deciso di portarvi delle storie che vengono narrate dal protagonista ogni sera. Queste storie ogni tanto sono 5, come è stato per quanto riguarda il primo capitolo, che è già uscito, trovate già tutto, e in questo secondo capitolo invece sono 3. Nello specifico abbiamo già visto lunedì la storia chiamata La giovane tatuata e oggi vediamo invece le ceneri del Sufi, mentre venerdì vedremo la storia di Anteo, personaggio che fra l'altro è anche noto a qualcuno visto che è uno di quelli che affronta Ercole, ok? Semplificando molto. Detto ciò, spero appunto che vi piacciono, vi invito come al solito a iscrivervi al canale Telegram e vi annuncio che appunto il video d'ora in poi invece sarà di fatto un'unica immagine, con però il testo che continuerà ad apparire. In questa maniera, se voi lo volete seguire leggendo, potete farlo, se voi volete seguirlo ascoltando, potete farlo, e se volete fare tutte e due, potete fare anche questo. Detto ciò, spero davvero che vi piaccia e io niente, ci vediamo alla prossima, che sarà appunto venerdì con la storia di Anteo. Io vi saluto e buon ascolto. Alle soglie del deserto, v'era una piccola zawiya gestita con grande cura da un saggio maestro sufi. Quest'ultimo passava lì tutta la sua esistenza, assicurandosi, durante il giorno, di dar sempre un pasto caldo ai viandanti e, durante la notte, di cadere in estasi attraverso il ricordo di Dio. Il maestro era da tutti apprezzato e molti inviavano a lui i propri pargoli, affinché potesse insegnare loro l'Islam ed assicurargli una luminosa via per il futuro. Fra questi ve ne erano anche diversi che rimasero tanto affascinati dal sufi da rimanere anche una volta completati i loro studi, finendo così per formare una vera e propria confraternita. Una notte, però, terminati i propri rituali, il maestro prese il cammello e si diresse nel deserto. Un discepolo, incuriosito dallo strano comportamento, decise di seguirlo di nascosto. Giunto in mezzo ad una valle di dune, il sufi scese dalla bestia, si recò esattamente nel centro ed iniziò a roteare su se stesso, pronunciando per 3 volte Allahu Akbar, e dalla terza volta venne improvvisamente colpito da un fulmine solitario, prendendo istantaneamente fuoco. Il discepolo corse per tentare di salvarlo, ma quando giunse vi trovò solo un'anfora ricolma di ceneri, ancora calde. Non sapendo cosa fare, decise di raccogliere l'oggetto e far ritorno alla zawiya, di modo da raccontare a tutti ciò che aveva visto e di riportare i resti dell'uomo alla sua casa. Una volta tornato, venne stabilito che le ceneri sarebbero dovute rimanere nascoste all'interno dell'edificio e, per onorare appieno il loro maestro, decisero che avrebbero scavato una piccola buca nel pavimento e lì lo avrebbero seppellito. In virtù di ciò che aveva visto, il discepolo venne eletto custode del luogo ed iniziò a passare lì tutte le sue giornate. Inizialmente tutto sembrava filare per il meglio, ma una notte, dalla buca in cui erano state riposte le ceneri, iniziarono a giungere rumori strani, seguiti poi da continui giochi di luce che rapivano la mente dell'uomo, togliendogli così il sonno. La cosa andò avanti nottata dopo nottata, al punto che il custode iniziò a perdere il lume della ragione, cominciando ad esserne ossessionato, tanto da tirare fuori l'anfora ogni notte per osservarla. Con il passare del tempo, il semplice tirarla fuori non gli bastava più, e così iniziò a costruire un piccolo altare ed a gustare quell'incredibile gioco di luce e suoni al pari di una preghiera. Passarono altri giorni, ed il senno del discepolo si perse sempre di più, fino al punto che, completamente assorbito e stregato dall'anfora, non avendo più occhi che per lei e non volendo più condividerla con nessuno, decise di trafugarla e di fuggire lontano. Quando però si diresse sempre più lontano dal deserto, le ceneri del sufi iniziarono a parlare. «Ahimè, meschino, sei davvero impazzito. Pensavo di averti fatto grande dono nel concederti di osservare la mia fine. Ero certo che avresti liberato le mie ceneri nel deserto, mostrando fedeltà assoluta verso l'uno. Invece, mi hai preso e trasformato in un idolo. Non avevo voglia di passare la mia vita sottoterra, e per questo provai ad avvisarti con luci e suoni, ma tu trasformasti il mio richiamo in preghiera. Quando infine sei uscito portandomi con te,
Ho pensato che avessi finalmente compreso la mia richiesta, ma invece di liberarti dell'idolo, hai firmato la tua condanna. Appena le ceneri terminarono il loro discorso, ruppero l'anfora e volarono verso il cielo, mentre la terra inghiottì il discepolo idolatra. Il racconto è finito, spero che abbiate apprezzato e vi ricordo che prossimamente uscirà anche il terzo racconto, ovvero Anteo. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo appunto alla prossima. Vi ricordo solo ancora un'ultima volta di iscrivervi al canale Telegram per essere sempre aggiornati su quello che esce.